Mia figlia Valentina, esperta di manifestazione, dice che ho dei problemi con la manifestazione, ho dei problemi con il mostrarmi, con il valorizzare ciò che ho creato. E io credo che non abbia tutti i torti. Mi dice, ma hai messo in piedi una disciplina come la biotransa energetica che funziona così tanto, ci sono così tante persone che hanno avuto beneficio. Tutti coloro che se ne avvicinano la apprezzano, riconoscono il valore. Hai delle formazioni che trasformano la vita delle persone, che offrono una professione e una via. Hai fatto questi corsi online a disposizione di chiunque, introduttive, la biotransa energetica, le chiavi di consapevolezza, il benessere integrale, la pace interiore. Però sembra che non ti dai da fare per farlo sapere, per farlo conoscere. Ok, e allora sapete cosa è successo? È successo che io ho provato a guardare. E ho visto un'identificazione. Vi sto facendo tutto questo discorso per dire siamo abitati da personaggi, questo è evidente. Però quando abbiamo una difficoltà, noi spesso ci occupiamo di risolvere il problema, o di chiederci perché, oppure anche di analizzare. Se invece noi ci chiedessimo chi ha questo problema, tutto potrebbe diventare più facile. Chiedendoci chi e restando in osservazione e in ascolto, noi ci rendiamo conto, mi sono reso conto, che questo soggetto che ha le sue difficoltà nel valorizzarsi, nel mostrarsi al mondo e dire, signori, sono nel vendersi, è il ragazzino adolescente sessantottino. Quello che ha fatto il 68, quello che viene dalla periferia, ha combattuto contro la borghesia, contro il sistema, contro la società dei consumi, contro il capitalismo, per il quale gli americani e gli Yankee erano il male assoluto. Questi americani che sanno vendere. Ho un mio amico, caro amico, che fa una cosa nel mondo, fa una cosa bene, il viaggio sciamanico, lo vende in tutto il mondo. Ti racconta e ti parla del viaggio sciamanico come se ti parlasse del paradiso. Parla ore, è capace di parlare ore per, diciamo così, offrirti e promuovere il suo prodotto. Io mi sentirei Vanna Marchi se facessi questo. Non sono capace, perché c'è lui, c'è il ragazzino lì, c'è il sessantottino. Che ancora. Certo, in grandi aree della mia vita è riconosciuto, è tenuto a bada, non agisce. Ma il secondo punto, quindi il primo punto è chi ci sta, chi sta avendo le difficoltà dentro di noi. Il secondo è le aree di rischio psicologico. Nel mio caso, la comunicazione intesa come marketing, inteso come esposizione. Per dire, signori, comprate il mio prodotto, guardate come sono bravo, guardate quanto vale. È l'area di rischio psicologico dove salta fuori il personaggio, l'identificazione, ciò che non è risolto alla fin fine, perché ancora questo portare fuori il mio prodotto mi fa risuonare. C'è il fantasma qua dell'americano, c'è il fantasma dei vari personaggi imbonitori che vediamo sempre di più apparire. Forse mi dovrei mettere, che ne so, non dico il turbante, ma magari una bandana, accendere la musichetta New Age, candelina, parlare con tono, magari sistemarmi un pochino, mettermi, curare l'immagine là e così via. Non lo faccio, non lo so fare.
Lui non vuole. Quindi ricordiamoci chi ha difficoltà e quali sono le aree psicologiche nelle quali ancora salta fuori. Riconosciamolo, educhiamolo, vi prometto che io farò la mia parte per quanto mi riguarda. Facciamo tutti la nostra parte.